stati trovati questa mattina senza vita i corpi di Davide e Deborah, i due giovani alpinisti di Rosaima Rostica dispersi da domenica. Un originale quanto discutibile insegna per pubblicizzare i saldi al centro dell'editoriale del nostro direttore Luigi Bascialli. Boom di ascolti ieri sera per la lunga intervista al sindaco di Venezia Brugnaro, che racconta la sua rivoluzione della macchina amministrativa. Ore d'attesa per il nome del nuovo direttore dei musei bassanesi e quasi certamente non sarà Roberto Pancheri vincitore della selezione. Pontevecchio, domani il giorno decisivo al TAR di Venezia, oggi Sara Simeone e Roberto Ciambetti in città per aiutare il simbolo di Bassano. Saldi estivi a Cittadella inizio incerto, i commercianti sono fiduciosi e puntano su una serie di attività di rilancio del centro. Chiusa oggi via Cadolfina, rimarrà inagibile per un anno per consentire l'abbattimento e la ricostruzione del ponte sulla Pedemontana. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito sono stati trovati questa mattina sull'Ortles i corpi senza vita dei due giovani alpinisti di Marossica e di Rosà. È arrivata con i rintocchi della campana della chiesa di Valle San Floriano di Marostica la notizia della morte di Deborah e Davide. Hanno perso la vita nel luogo che loro amavano di più al mondo, la montagna. Alle prime luci del giorno i corpi dei due giovani alpinisti sono stati trovati 500 metri sotto la cima del Gran Zebrù, quota 3008 sull'Ortles. Fino all'ultimo si è sperato che Deborah Meneghin, 22 anni, residente nella piccola frazione collinare marosticense, assieme ai genitori e al fratello adolescente, e Davide Zambon, 21 anni ad agosto, che abitava in via Maggiore Baggio di Cusinati di Rosà, anch'egli con i genitori e un fratello di un paio d'anni più grande, fossero riusciti a salvarsi. La coppia di amici, esperti alpinisti, benché molto giovani, aveva raggiunto cima Gran Zebrù domenica, poi di loro più nessuna notizia. Era stato il papà di Davide che li aspettava al rifugio a dare l'allarme, ore di ricerche interrotte dalla nebbia, riprese in più fasi, sino al drammatico epilogo di questa mattina. Da una prima ricostruzione pare che uno dei due abbia messo un piede in fallo o perso un appiglio, trascinando con sé il compagno di cordata. E il cordoglio dei sindaci di Marostica e Rosà scossi dal dolore, perché conoscevano bene i ragazzi e le loro famiglie. Conoscevamo tutti Deborah, vivace, attiva. Io l'ho salutata proprio sabato mattina, ero venuta a prendermi il pane fresco, lei lavorava qui al panificio con la famiglia. Ed era una ragazza solare, ecco. La conosceva anche perché giocava con i suoi ragazzi, con i suoi figli? Sì, da piccola aveva anche avuto un momento in cui giocava a basket e dopo so che lo sport era una delle sue grandi passioni, tra le quali in ultima anche l'alpinismo. Ha sentito i genitori di Deborah? Con mamma Rosita ci siamo sentite ieri, è una mamma disperata. Non ci sono parole da genitore, credo in questo momento segnalare subito la vicinanza, la famiglia, ma nello stesso tempo lasciare restare indietro, restare col fiato un attimo sospeso e attendere naturalmente questo momento di particolare di rispetto verso la famiglia. Stasera nelle due chiese di Cusinati e Valle San Floriano, veglia di preghiera per le due giovani vite spezzate. E a Cusinati e in Valle San Floriano la gente ricorda Davide e Deborah. Ha già tanto una buona ragazza. E amava la montagna? Tanto, più di tutto. Deborah viveva e lavorava con i genitori nel panificio di Valle San Floriano, gestito dalla famiglia, tanta la commozione nella piccola frazione di Marostica, dove le poche anime che ci abitano si conoscono tutte. E la notizia della morte della giovane alpinista innamorata della montagna si è sparsa in un batter d'occhi. Era proprio entusiasta della montagna, lasciava tutto per quello. Lascia un grande vuoto in questo paese. Sì, tanto. Così come forte il dolore a Cusinati di Rosà, dove abitava Davide, l'amico e compagno di cordata di Deborah. Davide lavorava al caseificio San Rocco di Tezze, ma aveva un grande sogno sin da quando era piccolo. Di entrare nelle guardie forestali, quello era il suo sogno da sempre, da bambino. Aveva fatto il corso, voleva entrare, quello era il suo sogno. Stanotte non ho mai dormito da dispiacere, perché ho figlio anch'io, so cosa, penso di sapere cosa che si possa provare. Davide anche lei lo conosceva bene? Veniva qua a prendere il pane, poverino, all'età di mia figlia quasi. Era un ragazzo che collaborava in parrocchia, era un ragazzo serio, bravo ragazzo, perché si dice sempre in queste occasioni che sono bravi ragazzi, però questa volta era un bravo ragazzo. Conoscevamo tutti qua in parrocchia perché collaborava. Sapevate di questo suo amore per la montagna? Sì, da sempre, anche il suo papà è un amante della montagna. E lui era da tempo che coltivava questa passione, era una passione per lui. E era anche un esperto, uno che lo faceva spesso, un ragazzo
serio, non faceva le cose così, le faceva seriamente. Eppure qualcosa è andato storto e l'ammaliante e fascinosa montagna si è trasformata in perfida assassina per Davide e Deborah. E cambiamo l'argomento perché ha fatto discutere in città e non solo la scelta di un noto negozio del centro storico di pubblicizzare l'avvento dei saldi con l'immagine del cantante Andrea Bocelli associato alla scritta "Saldi mai visti". Oggi l'insegna è stata rimossa, ma inevitabili sono sorte discussioni tra quanti hanno giudicato la scelta irrispettosa e quanti invece hanno solo pensato ad un'originale trovata di marketing. E sulla questione allora sentiamo un commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Di pubblicità shock ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni e tante di queste erano nel limite del tollerabile, ma quella che è comparsa nella vetrina di una boutique di Bassano del Grappa è davvero indecente, è inqualificabile e addirittura il titolare di questo negozio arriva a dire ma io comunque penso al senso di ironia, dell'ironia di Andrea Bocelli che è il protagonista di questo cartellone dove la scritta è "Saldi mai visti", quindi ovviamente chiarissimo, evidente il riferimento a Bocelli che è un non vedente. A cosa può arrivare il marketing? C'è un marketing che è importante perché deve fare delle scelte coraggiose, deve colpire così l'immaginazione e catturare l'attenzione dei potenziali clienti, ma qui siamo proprio alla follia, siamo al cinismo alla massima potenza, cioè alla crudeltà di chi pur di conquistare un cliente in più arriva a questa aberrazione, cioè sfruttare la cecità di un artista importante per ottenere quale risultato? Ma a giudicare da Facebook, dai social che si sono scatenati, soltanto cadere nel ridicolo ed essere insultato è giustamente rimproverato. Qualcuno dirà ma è un genio perché si fa comunque molta pubblicità, sì, sarà anche vero, però da oggi in poi io credo che tutte le persone intelligenti dovrebbero evitare di entrare in quel negozio, quella è la maggiore ritorsione che si possa sperare di ottenere, proprio disertare quell'attività e possibilmente farla fallire, perché non si può arrivare a tanto, cioè a sfruttare la disabilità, le debolezze delle persone per i propri interessi. Io spero che Andrea Bocelli faccia una querela nei confronti di questo signore, soprattutto perché si tratta di furto d'immagine, certamente questa non è un'immagine che è stata utilizzata dopo aver avuto un via libera da parte, un nulla osta da parte dell'interessato, quindi se non altro il responsabile di questa ignominia deve pagare e Bocelli va risarcito. E poi c'è un risarcimento di tipo morale che ovviamente a Bocelli nessun altro potrà dare se non coloro che giustamente decideranno di qualificare questo personaggio per quello che è. E proprio Baccialli ieri è stato protagonista della lunga intervista al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che avete seguito in tantissimi su Rete Veneta. Un anno, tanto è trascorso dall'elezione di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia e in questo tempo di cose in laguna ne sono già state fatte parecchie. Prima fra tutte una vera e propria rivoluzione nella gestione della macchina amministrativa, una gestione esportabile anche in altri comuni del Veneto. Abbiamo deliberato la ristrutturazione del comune, qui passiamo da 23 direzioni a 11 con una rotazione, un deliberato congiunto assieme all'anticorruzione praticamente, noi facciamo dare un giro di acqua alle persone, vediamo un po' di mettere i talenti migliori nel luogo migliore, sarà adesso evidentemente da dare spazio proprio a quelle persone del comune che hanno capacità e che spesso anche quelli senza tessera venivano messi ghettizzati, messi da parte, altri invece capaci o competenti venivano messi in altri ruoli,
si erano create conventicole di ogni genere legate alla politica, alle alleanze, dove ognuno teneva il suo assessorato, le sue differenze, le sue municipalità. Lo dico ai cittadini perché è giusto che lo sappiano. La disgregazione della città è davanti agli occhi di tutti, ma la motivazione era questa, una vecchia politica, vecchia degli ultimi 20 anni, che non aveva coraggio di dire le cose sinceramente alle persone. E io abbiamo detto, io per la prima volta insieme alla mia giunta, al mio assessore Michele Zuini, abbiamo fatto i conti e le pulci al bilancio, come avevamo detto, e nel bilancio consolidato, comune e partecipato, abbiamo trovato che mancano, ci sono debiti, chiamiateli come volete, per 800 milioni di euro. E qualcuno mi ha risposto l'altro giorno che sono debiti fatti per la modernizzazione della città. La domanda è: dov'è sta modernizzazione? Per me sono debiti, punto. E sono ore decisive per il nome del nuovo direttore dei Musei Bassanesi e quasi certamente non sarà Roberto Pancari, vincitore della selezione. Il servizio. Diventa sempre più difficile in questi giorni riuscire a far sì che il dottor Pancheri possa prendere incarico a tempo indeterminato presso la sovrintendenza di Trento, cosa che lui auspica, anzi intende fare, e poter avere un'aspettativa per Bassano. In pratica, ormai è chiaro, Pancheri non sarà il nuovo direttore dei Musei Civici Bassanesi. La conferma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma le probabilità che sia il vincitore del concorso ad assumere il ruolo sembrano ormai ridotte al lumicino. E allora, come si procederà? La cosa più probabile è scorrere quella sorta di graduatoria che si è creata con il concorso e quindi andare poi eventualmente a chiedere agli altri che sono arrivati secondi, terzi, eccetera. Ma anche qui in realtà le cose non sembrano poi così semplici, se è vero che anche Sandra Rossi, seconda in graduatoria e già in servizio tra Venezia e Firenze, potrebbe rinunciare. Credo che anche per la seconda si porrà l'interrogativo se è possibile e se è, come dire, nei desideri di interrompere un incarico in un altro ente per fare il direttore a Bassano, sicuramente per 3 anni. Tanto infatti durerà l'incarico del nuovo direttore, quando però verrà trovato. Il sindaco intanto si dice tranquillo di risolvere la questione in tempi brevi. Conto di risolvere la cosa entro pochi giorni. Non si profila quindi l'ipotesi comunque di un nuovo concorso? Ma questa è un'ipotesi abbastanza remota ad oggi, non è esclusa al 100%. Io mi auguro di poter risolvere la cosa con il concorso che abbiamo fatto, che ripeto ha individuato non una figura ma parecchie figure di buon livello. E conto alla rovescia per il futuro del Ponte Vecchio, domani sarà il giorno dell'udienza decisiva al TAR di Venezia e guardate invece chi è arrivato in città per aiutare il simbolo di Bassano. Cosa ci facevano assieme questa mattina sul Ponte Vecchio il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e l'olimpionica Sara Simeoni? Semplice, come già fatto da molti altri nomi celebri della nostra regione e non solo, sono arrivati in città per sostenere la battaglia di Aiutiamo il Ponte di Bassano. Lei è veronese e veneta, lo sente quindi un po' suo? Beh certo, cioè il fatto che comunque non sia lontano da noi, sia un patrimonio della nostra regione, però dico, indipendentemente è un qualcosa che è legato ad una storia e quindi agli alpini, io il papà ce l'avevo come alpino, capito? C'è un qualcosa, un legame affettivo che va oltre al fatto che il ponte si trovi a Bassano. E se la presenza della regina azzurra del Salto in Alto ha dato lustro al lavoro dei tanti volontari che da anni sostengono il ponte, la presenza di Roberto Ciambetti alla vigilia della sentenza del TAR ha un significato importante. È importante far capire che questo è un monumento di rilevanza internazionale, anzi è forse l'unica opera palladiana non ancora inserita nei siti UNESCO e quindi è anche un messaggio da lanciare perché forse è il caso che anche questo sia inserito fra i siti UNESCO e potrebbe essere un valore aggiunto anche per Bassano e mi auguro e spero che sia finita anche domani al TAR la vicenda delle ricorsi e controricorsi, questa struttura ha bisogno urgente di intervento, speriamo non ci siano più intoppi perché altrimenti veramente rischiamo un autunno di patemi e timori perché la struttura purtroppo non è messa in buone condizioni. E proprio del Ponte Vecchio si occupa anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana ponendo a voi telespettatori il seguente quesito. Il destino del ponte in mano ai giudici, come sempre dite la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Ora alcune brevi notizie dal territorio, iniziamo con un nuovo sciopero di ETRA in vista, possibili disagi la prossima settimana.
Due giorni di sciopero a livello nazionale per il rinnovo del contratto. Lunedì 11 e martedì 12 luglio saranno possibili disagi per il servizio di raccolta rifiuti in molti comuni in cui ETRA o le aziende incaricate dalla multi-utility svolgono il servizio. Verranno comunque garantite le prestazioni minime necessarie alla salvaguardia dei servizi, come la raccolta dei rifiuti pericolosi, lo spazzamento dei mercati, la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani da ospedali, mense, case di cura, ospizi, oltre che stazioni e carceri. ETRA raccomanda agli utenti, in caso di mancato ritiro dei rifiuti, di riportare all'interno della proprietà sacchi e contenitori ed esporli nuovamente la sera prima del giorno di raccolta successivo indicato nel calendario. E i lavori per la superstrada Pedemontana Veneta proseguono e a Rosà chiudono per un anno buona parte di via Cadolfin. Con 15 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale è stata chiusa oggi via Cadolfin tra Rosà e Bassano del Grappa, dall'incrocio con le vie Crocerone e Carbonara a quello tra via Caborini e Salvo d'Acquisto. Via Cadolfin rimarrà chiusa all'incirca un anno per consentire l'abbattimento e la ricostruzione del ponte sulla nuova Gasparona interessata dai lavori di realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta. Ci sarà invece ancora da attendere per la riapertura di via Rambolina nella parte est del paese, con il sottopassaggio non ancora preso in carico dall'amministrazione bassanese e oggetto della prossima realizzazione di un passaggio ciclopedonale protetto. Andiamo a Tese, dove ieri gli agenti del Consorzio di Polizia Nord-Est Vicentino hanno avuto molto da fare. Tezze, raffica di multe ieri al mercato settimanale, due ciclomotori privi di assicurazione. Per i proprietari è scattata una multa di 848 euro, riducibile a 593 se pagata entro 5 giorni. 169 euro invece è la somma che dovrà saldare il proprietario di un terzo ciclomotore trovato con la revisione scaduta. E sempre ieri, in centro a Tezze, sanzione anche per 6 automobilisti che avevano parcheggiato in divieto di sosta. Non solo Bassano, il Minifest invade anche Rosà. Rosà scatta domani sera alle 21.15 in piazza Tito Gobbi a Travettore l'edizione 2016 del Minifest, calendario di spettacoli dedicati ai più piccoli e inseriti all'interno della 36esima edizione di Opera Estate Festival Veneto. Il Minifest quest'anno, ha spiegato l'assessore alla cultura Chiara Grandotto, arriva direttamente nelle frazioni. I 6 spettacoli rosatesi infatti saranno ospitati tra Travettore, Seminarietto, San Pietro, Sant'Anna, Cusinati e al Parco delle Rose nel centralissimo quartiere nuovo. 105 anni il traguardo raggiunto oggi da una cittadina di San Zenone, vediamo. Festa di compleanno speciale per Luigia Pandolfi, che ha tagliato oggi il traguardo dei 105 anni. Originaria di San Zenone, Luigia da tempo è ospite delle opere Piedi Pederobba. Per il suo compleanno è tornata nel suo paese natale, dove ha ritrovato i suoi tanti nipoti e gli amici con cui per anni ha diviso la passione per la tombola. Ai festeggiamenti di oggi non è voluto mancare neppure il primo cittadino di San Zenone, Luigi Mazzaro. E andiamo a Cittadella e ci occupiamo dei saldi estivi e delle iniziative per rilanciare il centro storico. Anche a Cittadella la stagione dei saldi estivi non è partita con il botto, ma i commercianti del centro sono fiduciosi a pochi giorni dall'inizio degli sconti di luglio e agosto. Grazie anche all'evento La Notte dei Saldi, associato alle proposte di street food di una ventina di esercenti nel cuore della città murata per lanciare le attività presenti. I gestori dei negozi di Cittadella confidano in una serie di appuntamenti nel cartellone dell'estate 2016, studiati assieme alle varie realtà associative cittadellesi, a cominciare dai giovedì cittadellesi, con l'apertura dei negozi fino a mezzanotte, con possibilità di esporre la merce anche all'esterno dei locali. 4 i giovedì interessati e avranno come principale target di riferimento le famiglie, alle quali ogni evento a tema rivolgerà un'offerta culturale variegata, in grado di sviluppare eventi e animazioni di carattere sempre diverso, dall'arte alla magia alla musica. Un progetto strategico che mira a incentivare la realizzazione di iniziative al fine di promuovere la rivitalizzazione del centro storico e accrescere la capacità attrattiva delle attività commerciali. Anche la cassa tiene famiglia, questo è il titolo della puntata di Focus questa sera a partire dalle 21.05. Con il nostro direttore Luigi Baccelli ci saranno anche Maurizio Conte, Mirko Gastaldon, Antonino Pipitone, Luciano Sandonà, Mirko Lorenzon, Massimo Vidori, Alfredo Bellucco e Luigino Tesinato e anche voi telespettatori attraverso i vostri sms. Ora vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata ovviamente con Rete Veneta. Arrivederci. Previsioni per domani. Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti. Precipitazioni.
probabilità bassa per piovaschi, rovesci o temporali locali fino al pomeriggio. Temperature sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno rispetto a ieri. Sui monti generalmente in calo, in alta montagna senza variazioni di rilievo nelle ore diurne.